Sentite, ci sta un po' di prosciutto. Sì, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi voglio fare un video un po' diverso, mentre mi attacco questi orecchini, ecco, un video diverso che non avevo mai fatto. Allora, avevo promesso agli amici di Instagram di fare un video di confronto su un fondotinta della Huda Beauty e il fondotinta della Kat Von D, che sono stati quasi i miei ultimi acquisti del 2019. Ho acquistato questi due fondotinta perché comunque ne sentivo tanto parlare, famosissimi, Huda Beauty super gettonata, ma ho detto compriamoli, chissà come saranno. Ho acquistato quello della Huda Beauty nella colorazione Cash View 140G. Non so se si vede, e quello della Kat Von D Light 42 Warm. Due fondotinta che apparentemente, o per quello che dicono in descrizione, sono molto simili, ma per me non c'entrano assolutamente nulla. Andiamo a vedere insieme tutte le differenze. Il mio primo acquisto tra i due fondotinta è stato quello della Huda Beauty, che l'ho pagato 39,90. L'ho acquistato in un physical shop, l'ho acquistato a Bari, e la colorazione me l'ha consigliata appunto una dipendente che era lì. Allora, la prima impressione è sicuramente un packaging bellissimo, nulla da dire, nulla da togliere. Il colore, ve lo faccio vedere qui, è un pochino chiaro, però diciamo che io sono molto chiara. Questo è chiaro con un sottotono giallo, diciamo così, un sottotono giallo beige. Io non sono rosata, però diciamo che essendo chiara, diciamo che quasi l'importante è che sia chiaro il fondotinta. No, comunque scherzo, questo qui, diciamo, almeno per la colorazione mi sono trovata molto bene. Mentre questo qui l'ho acquistato quando c'erano i saldi nel periodo natalizio, però l'ho acquistato online. Questo invece è sempre chiaro, era uno dei colori più chiari, però ha un sottotono rosato. Diciamo che io ho la pelle tendenzialmente chiara, però tende ad arrossarsi, quindi a volte diventa un po' più rosea, a volte diventa un po' più gialla, dipende. Allora, questo qui è quello della Kat Von D, che come potete vedere sulla mia mano, che è sempre rossa, le vene, il freddo, le cose, tende comunque a mimetizzarsi. Questo qui invece tende ad evidenziarsi un po' di più. Huda Beauty Kat Von D. Allora, primissime differenze che ho riscontrato. Fondotinta della Huda Beauty, che ho acquistato come primo fondotinta da un physical shop a Bari, l'ho pagato 39,90 ed è 35 ml. Fondotinta della Kat Von D acquistato online, l'ho pagato 30 ml, l'ho pagato 34,50. First impression: fondotinta della Huda Beauty molto più secco, molto più pastoso. Fondotinta della Kat Von D molto più cremoso e molto più liquido rispetto a quella della Huda. Entrambi dicono tenuta 24 ore, full coverage, matte, transfer, eccetera. Idem quello della Huda Beauty, soltanto che, quindi media alta copertura. Ragazzi, in diretta abbiamo appena rotto il fondotinta della Kat Von D, ragazzi. Allora, ritorniamo al nostro discorso. Quello della Kat Von D e quello della Huda Beauty sono entrambi a media alta copertura, ma quello della Huda Beauty copre molto di più rispetto a quello della Kat Von D. Quella della Kat Von D, se si vuole una copertura simile a quella della Huda Beauty o quasi uguale, bisogna comunque fare almeno due passate. Consiglio questi fondotinta per chi ha una pelle tendenzialmente normale o mista del tipo normale grassa o
non so, normale grassa, normale secca. Però ricordatevi che se avete una pelle secca di andarla ad idratare. Se avete una pelle grassa vi consiglio di utilizzare il Kat Von D. Non per chissà che motivo, ma sempre per mia esperienza personale, ho trovato molto scomodo indossare il fondotinta da Laura Beauty. Quando ho acquistato questo fondotinta, ho acquistato anche il primer da Laura Beauty in una mini size e l'ho provato insieme. Quindi stessa linea, stesso primer, non dovevano esserci problemi. Dopo aver indossato, essermi truccata, baking, eccetera, fissante, dopo 3 ore il fondotinta da Laura Beauty ha iniziato a spaccarsi. Spaccarsi intendo creare tutte qui proprio i pezzi del fondotinta che si staccavano, un po' come quando si va a mare e si brucia per la troppa esposizione al sole, dopo un po' di giorni inizia a venire via la pelle, e è successa la stessa cosa, solo che anziché la pelle era il fondotinta. Ho detto, ma vabbè, sarà stato il primer, avendo la pelle grassa, troppi, diciamo, piccole particelle di sebo, e lo tolgo, lo metto. Utilizzando solo il fondotinta, baking, eccetera, fissante dopo, ho notato che comunque è vero, sì, l'effetto era migliorato, ma a prescindere, il fondotinta della Laura Beauty mi faceva queste striature sul naso e qui. Allora ho detto, vabbè, lo uso solo perché comunque l'ho pagato 40 euro, ma io gli darei un 6 meno, perché non è normale che un fondotinta che è stato creato per appunto il clima molto caldo, l'umidità, anche comunque l'esposizione al sole, non funzioni sulla mia pelle. Ripeto, tutte queste recensioni sono fatte in base alla mia esperienza. Può darsi che una persona che ha una pelle normale o normale mista o grassa si trovi comunque meglio con Luda Beauty che con la Kat Von D. Quando poi ho acquistato quella della Kat Von D, mi sono resa conto di quanto fosse assurdamente fantastico, non so se si può dire in italiano, ma di quanto fosse figo e bello questo fondotinta. A parte, sì, vabbè, il packaging penso che lo conoscano un po' tutte, e sembra tipo una pompetta di non lo so, sembra una pompetta di liquido di tatuaggi di un colore, e è molto bello. Il Lockit è molto molto davvero bello, mi sono trovata bene sin da subito. Questo fondotinta, al contrario di quello della Laura Beauty, non si è spaccato, mi rimane molto di più rispetto a qualsiasi altro fondotinta che io ho mai utilizzato, nonostante tutto io ho la pelle grassa, quindi tendo a olearmi tutto qui, il sebo tende ad uscire dopo una certa ora, e mi capita comunque ancora di avere questo problema del sebo, ma penso sia dovuto al fatto che facendo la barista come lavoro vengo esposta a tantissimi, non so, vapori, acqua, profumi, caldo, freddo, insomma è normale. Però questo fondotinta rispetto a quello della Laura Beauty dura molto 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 di più. Quindi in questo breve video vi posso assolutamente straconsigliare la Kat Von D. Se avete una pelle grassa come la mia, provate il Kat Von D. Se l'avete già provato e non vi siete trovati bene, scrivetemi nei commenti qui sotto come, cosa è successo, perché non vi siete trovati bene, eccetera. Quello della Laura Beauty lo consiglio per chi vuole un effetto ad altissima copertura, ma attenzione, chi ha la pelle normale, che ha una pelle anche mista, direi, mi azzarderei a dire compratelo se avete la pelle grassa, però sapete cosa? Costa un po' troppo, quindi se avete la pelle grassa io direi non andate su questo, acquistate questo qui che costa di meno, ne vale anche la pena e contiene 5 ml in più rispetto contiene 5 ml in meno rispetto a quello della Laura Beauty. Cioè, a prescindere dalla quantità, provate ad acquistare questo, e quando vi recate in un physical shop fatevi comunque avere un campioncino della Laura Beauty della vostra colorazione, così li testate un attimo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, spero che il video vi sia piaciuto. Qui sotto nell'info box vi lascio tutti i link dei vari prodotti di cui vi ho parlato. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, attivate la campanella e non dimenticate di iscrivervi al canale. Buon anno a tutti, dato che questo video è stato registrato il 2 gennaio. Ciao!